Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika. Sì, scrapbook. Il mio scrapbook fatto a tema Gorgio Santoro. Adesso, credo che questo, non so se lo vedrete prima di quello del mio cagnolino Kiki oppure dopo, non lo so. Comunque penso dopo, non lo so. Comunque sapete che ne avevo due da farvi vedere. Uno era quello dedicato tutto al mio Kiko e questo quello delle Santoro. Ho diviso i video, ho fatto un video per farvi vedere questo, un video per farvi vedere l'altro. E questo è uno appunto dei kit di Tiger. Vedete come si è gonfiato? E che io mi diverto a farli. Sono ancora quelli con le pagine marroni, questi qua. Perché poi c'ho quello con le pagine bianche nuovo che penso o lo farò ancora per il mio cagnolino o perché comunque, come vi ho detto nel video dello scrapbooking del mio Kiko, che ho fatto per il mio tema, il mio Kiki, gli facciamo sempre foto tutti i giorni, magari può essere che ne farò ancora un altro. Adesso bando alle ciance, vi faccio vedere questo. Per le Santoro ho usato questo qua, in questo bel verdino qua, o tagno, non so come chiamarlo, perché non è un verde, è proprio Tiffany. È un po' più... sì, però forse anche un po' più scuro, ecco quello che è. Mi andava perché sapete che le Santoro hanno tante foto un po' colorate, ma tante foto sono molto opache, molto sui colori scuri. Allora ho detto questo, perché come vedete questo, quello del mio Kiko è più chiaro, questo più Tiffany, vedete? Andiamo. Nella prima pagina qua dove c'è la bustina ho inserito lei, che è una... A parte che a me piacciono tutte, è una delle mie Santoro preferite col coniglietto in mano. Però, dopo ce ne sono altre. E in questo, ho attaccato questi qua adesivi per tenere chiuso un pezzo di scotch. E questa è la copertina iniziale. E dopo ho usato parecchie, vi dico già, parecchie figurine doppie, perché giustamente le ho, sono belle. Ho fatto un po' di spacciugate, come si dice qua noi da Bergamo, ho impiastrato un po' qua, un po' là, ho attaccato qui, ho attaccato là. Adesso iniziamo, bando alle ciance, vi faccio vedere. Prima pagina, sì, se qua vedete così perché ho sbagliato, devo mettere la J, ma stavo facendo un'altra G, ho sbagliato, mi sono corretto, ho scritto Gorgeous, va bene, così. Questa è la prima pagina, dove ci sono questi pezzettini qua ritagliati. E questi che sono già sticker doppi dell'album delle Gorgeous. E ho attaccato sulla carta marrone questa carta verde. Poi qua già iniziamo. E qui appunto ci ho attaccato la carta rosa. Qui ho diviso due pezzi di carta. Ho messo un po' di paper tape con i cuoricini. Ho attaccato questa che è disegnata da me. Delle farfalline, stelline, cuoricino, questo pelosetto. E qua ho attaccato le prime due di stoffa di figurine doppie che avevo. E questo fiore qua in feltro. Sì, infatti è bello cicciottoso perché ci sono parecchie cose, anche gommolose. Ecco, insomma, ho attaccato un po' di tutto. E queste sono le prime pagine, il gattino che era doppio. Poi qua ho attaccato altra carta colorata sopra al marrone perché non è che mi piaccia molto il marrone, infatti ho cercato di coprirle quasi tutte, diciamo. Anche quello del mio Kiko l'ho coperta abbastanza tutte. Poi c'ho anche lo scrap, gli ultimi che erano usciti, che avevano le pagine bianche. Quello lo dedicherò anche a quello. E quello forse lo lavorerò meglio perché comunque c'ha le pagine bianche, ecco. Poi vabbè, la carta scrap è questa, giustamente, marrone, credo. Correggetemi se sbaglio. Però io, vabbè, dato che si può fare quello che si voglia, libera alla creatività quello che ci avete voglia, io ci ho attaccato la carta colorata. E qui ho attaccato un po' di questi sticker pelosotti, qua ci ho attaccato altre due figurine, queste sono quelle speciali dell'ultimo album delle Gorgeous, e qua un po' di doppie, poi un po' di sticker, un po' di scritte. E poi qua, vabbè, non so qua dirvi più, c'è la carta rosa, c'è la carta azzurra, si vede, ho ricoperto anche qui. Ho attaccato un po' di paper tape, stelline, cuoricini. Tutte le figurine e tutti i dettagli che c'erano nei maletti, tutti i doppi, che insomma avevo delle figurine dell'album. Poi anche qua ho messo un po' di paper tape, ho messo ancora, vedete qua ho diviso anche i colori della carta per fare un po' così. Dopo sicuramente tante di voi che sono esperte nel fare lo scrapbook, per fare queste spacciugate, come le chiamo io, ci sono quelle che sono brave ed esperte, ci rideranno sopra magari alle mie cose, però io ho la mia fantasia così, sono i primi che faccio, fatemi sapere voi, avevo fatto anche uno delle LOL che vi avevo anche fatto vedere, però mi piace così. Poi ho attaccato questa qua così, farfalline, questo pelosotto e qui questo che avevo trovato nella busta sorpresa di Tiger.
che l'ho attaccato, infatti c'è ancora qualche pezzo di filo di colla caldo secco che viene via. Ok, scusate. E questa strisciolina qua così, un po' dorata, cioè, questa c'è ancora la mia preferita. Queste invece erano le cartoline, quelle doppie, delle card. Ho attaccato l'orsetto. E qua andiamo con un altro colore. Infatti qua c'è l'arancio e il rosso, sono rimasta un pochino su lei che è biancaneve, credo. E ho messo queste anche vestite di rosso. Poi ci ho attaccato un po' di particoli di animaletti qua, quelli che avevo doppi, cuoricino, la petta. E ho fatto un po' così particolari, dai. Dopo vi ripeto, ditemelo nei commenti. No, guarda che sarebbe meglio che usi quello, quello che io sono lì pronta a rispondervi. Anche qua ho messo un po' di altre figurine doppie. Insomma, ho scelto quelle che mi piacevano un po' di più. Animaletti vari, che questi li ho presi dal coso di sticker che avevo dalle Santoro. Farfalline, insomma un po' di tutto. Qua poi c'è un'altra carta verde che però non è uguale, questo è un verdone più scuro, questo è un verde più erba, ecco. E qua ho attaccato queste con il verde, sono ancora delle card, questa è una figurina di stoffa, washi tape con i fiorellini, e qua lo scoiattolino, farfalla, insomma stelle, ho cercato di fare un po' così, giusto per usare anche le figurine, quelle doppie che mi piacevano di più. Questo invece l'ho fatto io con la carta, e questo è un disegno fatto da me. Poi ci ho attaccato altri sticker, altre due figurine di quelle che avevo doppie sulla carta qua. Qua invece vedete che l'ho lasciata marrone, ho attaccato solo il washi, il paper tape, idem qua. Ho fatto un'altra cornicetta con un disegno fatto da me, vedete, sono due disegni fatti da me, sono questi tre se non sbaglio, forse ce n'è ancora uno, credo sì. E poi queste due su questa carta rigata che era dentro nel kit, ecco, insieme anche questi washi qua erano quelli dentro in questo kit, questo argentato e questo. Poi qua così, queste qua tutte brillantinate di stoffa, che belle, quelle figurine qua sono stupende. Poi qua ho attaccato questo festone, ecco, questa è un'altra disegnata da me e si vede infatti la differenza, però vabbè. E le figurine ancora doppie. Poi qua ho usato la cornicetta, questa qua adesiva, che sono quelle che vendono da Tiger per lo, dove c'è il kit da scrapbook, vendono anche questi kit qua dove c'è dentro queste cose adesive di varie misure, e l'ho fatta uguale alla carta, l'ho richiamato in parte, e anche i washi qua ho usato quelli appunto di questa collezione per farci un po' di così nastrate, un po' colorate, da mettere un po' qua così, cose là. È una cosa così che fai tutto, ecco. Poi qui vedete un'altra cornicetta che ho usato in pandan con il suo washi e la carta, e queste qua sono quelle che appunto vendono 4 pezzi a 1 euro adesive, e in mezzo ci ho messo la figurina questa qua, e di qua invece ci ho messo questa tutta arcobalenosa. Poi qua altre figurine doppie, e poi qui ci sono quelle un pochino più a tema Halloween di figurine doppie che avevo, che mi piacevano un sacco, dato che adesso poi comunque non so quando vedrete questo video, si avvicina Halloween, e appunto ci sono questi, ho messo questi qua un po' sul viola, poi ho messo la zucca, questi gommolosi di Tiger. Lei non lo so, sì, magari non è a tema Halloween, però non lo so, nella penombra con la candela mi piaceva metterla qua nella zona Halloween. Questa con la stella sempre nel buio, questa un po' così, sembra un po' particolare, e questa col ragno. Beh. E qui ci ho attaccato sotto quella carta velina che vendevano l'anno scorso, sì, nella collezione l'anno scorso di Halloween, o 2 anni fa, non mi ricordo, la velina l'ho attaccata su anche qua, l'ho richiamato, dato che ho detto faccio tema male. Qua ho messo la zucca, la versione glitterata, la streghetta, un'altra stella, viola, una verde, un po' così, ecco. E qua ho fatto ancora un pochino Halloween, anche se non ho usato colori scuri, ho messo questi tutti colorati. Questo, vabbè, non so se è Halloween, però con la maschera sembrerebbe di sì, questa qui, ragnetti, e poi questa qua fantastica, vestita da, com'è che si chiama, da mummietta, qui con la, oh, quanto è bella quella zucca, l'avevo doppio, l'ho messa, questa con la mascherina, questa con, non lo so, mi dava impressione anche lei di Halloween, allora l'ho messa. E poi anche queste qua sono un pochino, boh, a parte che loro sono già un po' molto, tante sono belle, sono più, sembrano un pochino più solari, poi sono bamboline un po' tristi perché non hanno espressione, non hanno la bocca, per carità, però queste qua un po' così scure mi davano ancora impressione di Halloween, le ho messe ancora così sotto carta qua un po' bianca e nera con i boscini qua, paper di
Tiger, vedete qua, anche di qua credo di aver messo, no, di qua, no, scusate. Qua vedete come sono ancora i paper tape, quelli di Tiger, anche degli anni passati. Ho fatto un po' così. Poi io adoro queste Gorgeous qua, sono bellissime, sono una più bella dell'altra, anche questa che è un po' triste, ma è bellissima. Poi qui ho messo altre figurine stupende che mi piacciono un sacco. Ho attaccato un po' di adesivi, ho messo ancora paper tape, qua washi tape. Poi qua ho messo un'altra carta colorata sull'azzurro, ho messo un po' queste qua sull'azzurro, il mare, questa qua che è al mare, un po' così particolare. Poi ho messo un boscino qua con le coroncine perché mi andava il colore uguale, allora ho detto facciamo così. Poi qui ho messo queste altre qua che sono stupende, queste qua che avevo doppie, erano bellissime. Qua ho messo anche il barattolo con i colori, bellissime, perché c'è l'arcobaleno qua, ho detto attacchiamo il barattolino. Poi ho messo un po' di ancora di washi paper e qua ancora vedete tutto il paper tape. Queste qua sono di stoffa, tutte quelle doppie. Poi penso che magari ne farò un altro di scrap. E poi l'ultima pagina l'ho messa un po' così, ho fatto un po' di ghirigorini qua, ho attaccato questo perché mi piace un sacco, e qua così, ultimi sticker. E questo è lo scrap che ho fatto a tema Santoro. Ne farò credo anche di questo un altro, perché mi diverto troppo tanto. Poi ho ancora tantissime figurine, una più bella dell'altra, da attaccare, perché non voglio, mi piacciono, ecco, allora li attaccheremo. Niente, spero di avervi tenuto compagnia anche con questo. Fatemi sapere voi cosa sbaglio, cosa potrei fare, consigliatemi cosa, come potrei lavorarci sopra, come potrei sbizzarrirmi, perché comunque sono anch'io i primi che faccio, non so, che non sono un'esperta e lo dico, non mi vergogno, perché comunque sia ve li faccio vedere, non so, ve li faccio vedere, non mi vergogno, sono così. Poi se qualcuno ha di qualcosa da dire, pazienza, cosa devo fare, io non mi vergogno, faccio vedere quello che faccio, che mi sto qua, diverto a fare ore e ore, perché sono così. Niente, bacioni e al prossimo video in compagnia della vostra Nika. Ciao ciao.